Siete ragazzi di questo millennio, avete la fortuna di essere nati in un periodo così particolare, così grave, così complesso, e oggi parliamo della differenza tra realtà e quelle che oggi vengono chiamate fake news. Un tempo si chiamavano semplicemente balle o bufale, oggi, per non offendere chiaramente gli animali, le chiamiamo con un'espressione inglese fake news. Significa che quando una bugia viene detta da una sola persona, questa bugia resta tale. Quando la bugia viene ripetuta più volte, comincia a diventare una grande bugia. Quando diventa virale, diventa una fake news. E ovviamente come fa a diventare virale? Voi lo sapete bene perché siete tutti quanti degli smanettoni, cioè state sempre col cellulare in mano, e quindi sapete bene che basta cliccare un mi piace su una cosa non tanto vera per dare una consistenza a questa cosa non vera. Quando una cosa non vera viene alimentata in questo modo, rischia di offendere delle persone e quindi si crea un circuito molto molto grave nel quale vi chiediamo di svolgere un ruolo. Questo convegno 30 anni fa, più o meno una trentina di anni fa, non avrebbe avuto senso, perché 30 anni fa non c'era un pericolo di dividere o l'esigenza di dividere la realtà da una fake news, perché era abbastanza evidente a tutti qual era la differenza tra la realtà e le cose, diciamo, sbagliate. Oggi questo problema è molto avvertito e riguarda ovviamente la vita di tutti quanti noi, perché tutti quanti noi siamo sistematicamente alle prese con i circuiti social o i circuiti dei social media, cioè i giornali che arrivano attraverso le piattaforme digitali, o i social, che sono appunto uno strumento di comunicazione utile e importante, che voi conoscete probabilmente meglio di noi, perché credo che abbiate tutti quanti una confidenza con questi strumenti.